Non è che ci uno è preoccupato, io sono contento che è successo oggi. Queste sono sconfitte che sconfitte indolore, che non servono solo ad aiutarti a capire cosa bisogna fare, chi siamo. Quindi, anche se dà fastidio, però non sono preoccupato. Questa squadra deve essere una squadra in cui ci sono dei giocatori che dovranno andare a giocare da qualche parte e altri giocatori che devono arrivare. Siamo un cantiere aperto in questo momento qui. È bene che accadano queste cose, perché vediamo che quelli che siamo, vediamo quali sono i nostri limiti caratteriali, perché come tu sai abbiamo vinto perché siamo stati un grande gruppo. Salve a tutti amici del Cuore Rosanero, qui è Rosanero Podcast che vi parla. La puntata di oggi del podcast, come avrete ben capito, è iniziata con quelle che sono state le parole di mister Baldini nel post partita, se così si può chiamare, disputato ieri a Rovetta, Pisa, Palermo. Dal punto di vista pratico posso aggiungere ben poco rispetto alle sagge parole che il nostro mister ha appunto espresso. Mi sento però di soffermarmi un attimino in quello che è stato l'atteggiamento troppo negativo di alcuni tifosi e durante la partita nelle live chat e ovviamente nel post partita fino ad oggi. In realtà non è la prima volta che il podcast tratta questo tema. E francamente questo 5-0 ha fatto esplodere definitivamente le critiche, secondo me in maniera troppo severa. Nella puntata di ieri, dedicata appunto al pre-partita di questa mera amichevole, personalmente ho ribadito più e più volte che si trattava semplicemente di un test. Ora, quello che non capisco è perché dover fasciarsi la testa con commenti della serie: ormai finio, io l'avevo detto, questa società non ci porterà da nessuna parte, che schifo di squadra, non abbiamo dove andare, eccetera, eccetera. Commenti e critiche che allo stato attuale sono davvero troppo, troppo, troppo premature. Alla luce anche di una sfida che, ribadisco, era solamente un test, uno sgambettio di routine fatto altresì con una delle squadre più forti del campionato di Serie B dell'anno scorso. I pisani, infatti, sono scesi in campo con un atteggiamento del tutto diverso rispetto a quelli del Palermo, ma secondo me era anche scontato. Infatti, ieri non mi sono minimamente sbilanciato su quello che poteva essere il risultato, perché nella vittoria, nel pareggio, nella sconfitta, il tutto era fine a se stesso. Sia chiaro, non sono soddisfatto del risultato, anch'io non mi aspettavo una punizione così severa, però di fatto non conta. Non conta perché, innanzitutto, come ha ben detto Baldini, questo Palermo è un gruppo incompleto, è un cantiere a cielo aperto, come lo ha definito il mister. I pisani, era chiaro che ci superavano e in quantità e in qualità. In qualità perché oggettivamente hanno una rosa strutturata e completa, che si conosce e che ha addirittura avuto modo di disputarsi una finale di playoff di Serie B, sfiorando di fatto la Serie A. La quantità, poiché lo stesso gruppo ha avuto molto più tempo di effettuare un allenamento e quindi un ritiro efficace. Alla luce di questo, sono arrivati ovviamente alla sfida decisamente avvantaggiati. Dall'altra parte, il Palermo ha giocato con una rosa praticamente mozzata, dal momento in cui gli mancava il suo perno di centrocampo offensivo, ovvero Luperini, e altresì gli mancavano altre risorse, quelli Damiani, senza contare l'assenza anche dei nuovi arrivati che, ovviamente per forza maggiore, non hanno potuto timbrare il cartellino per questo test. E questo francamente mi dispiace, perché solo per motivo mero di interesse sarebbe stato interessante vedere i primi movimenti di Elia e Mirko Piacelli. Ho letto svariati anche commenti su Brunori, dove si diceva: ecco, è abituato solo alla Serie C, non è giocatore di Serie B. Insomma, un pessimismo troppo eccessivo. Questo test, e ribadisco test, l'abbiamo giocato con un Brunori al 30-40% massimo massimo. Il calciatore di fatto ha effettuato il ritiro 2 giorni prima della partitella. Per cui chiunque si aspettasse che bucasse la rete deve ben pensare che chiaramente, come nella box, metto tra parentesi mio altro sport amato, per puntare alla prestazione vincente bisogna allenarsi almeno tanto quanto l'avversario. Per cui è chiaro che era una mera suggestione quella di vedere Brunori in gol più e più volte.
Chiudo con quelli che sono stati i commenti verso la società. Ancora una volta si inveisce su quello che è il Citigroup, ma forse noi non ci rendiamo conto del valore di questo gruppo. A conferma dell'importanza del Citigroup e della sua attenzione verso il Palermo, c'è il fatto che di base a oggi è comunque il Palermo la società che ha speso di più per il mercato di acquisto. Guadagnando, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia così, zero dal mercato in uscita. Per cui è chiaro che le forze della proprietà si stanno impegnando a quello che è la costruzione della rosa. Come ha detto Baldini, di quella che è stata la formazione di ieri, tanti elementi saranno in partenza, così come tanti elementi saranno in entrata. Per cui ribadisco per l'ennesima volta, il tempo è la chiave di tutto. Sono contento di come è andata ieri questa partitella? Assolutamente no. Mi aspetto che la società faccia qualcosa? Assolutamente sì. Fiducia, speranza e soprattutto amore verso questo Palermo. Le critiche ci possono stare, i dubbi anche, ma debbono essere rivolte al momento giusto e soprattutto nella contezza dei fatti, perché questo 5-0 è assolutamente irrilevante. Serve molto probabilmente molto di più a Baldini per avere un'idea vaga di quelli che possono essere le pedine di cui può fare a meno e di quelle che invece sono le pedine che a parer suo possono essere maggiormente utili. Io sarà che sono ancora gasato dalla cavalcata dei playoff effettuata dal Palermo, sarà che Baldini mi ha infuso tanta fiducia, ma non voglio permettere che questa partitella di due soldi vada ad offuscarmi la mente pensando eccessivamente in negativo. Io sono certo di non sbagliarmi, sono certo che vedremo nuovi innesti, sono certo che la squadra girerà molto 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 meglio in campionato e altresì che quella che abbiamo visto ieri è solamente una demo della rosa finale. La puntata del podcast finisce qui, io vi ringrazio come sempre dell'ascolto, colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti gli iscritti e tutti coloro che hanno commentato i video passati. Non voglio risultare presuntuoso, però spero che la puntata di oggi del podcast in questo fine settimana possa fare riflettere, quantomeno a dare del tempo prima di criticare in maniera troppo severa questo Palermo. E cos'altro aggiungere? Forza Palermo, sempre e comunque. Un abbraccio, ciao!